questa è l'iniziativa che vede i sindaci uniti per poter promuovere in tutti i modi il territorio, che non è quello di un singolo comune, ma che è quello più vasto, di comunità che si riconoscono una parte di un tutt'uno. E Sciacca è onorata di poter ospitare questo momento che ritengo importante per la provincia di Agrigento e che vede 23 comuni siglare insieme un protocollo d'intesa per costruire insieme una prospettiva di futuro migliore per il nostro territorio. Noi partiamo dall'esperienza dei 12 comuni dell'area interna allargata ad altri comuni. Sciacca diventa paese trainante, essendo cioè più grande della provincia di Agrigento, per condividere una progettazione sul PNRR che non ci può fare rimanere indietro. È un'opportunità importante, è un piano Marshall per il nostro territorio e non si può perdere questa opportunità. I comuni hanno grandi problemi a livello di personale, a livello di quindi risorse umane, quindi metterci assieme ci può dare l'opportunità di poter fare delle progettazioni di qualità. E quindi questa è l'iniziativa che portiamo assieme per cercare di lavorare per migliorare questo territorio. Questa è un'occasione da non perdere e noi appunto oggi siamo qui, ci ritroviamo a Sciacca per potenziare e per portare avanti delle iniziative, perché l'Unione appunto fa la forza. Noi abbiamo delle esperienze dell'Unione dei Comuni, delle aree interne, ma oggi è appunto allargata, e quindi questa sinergia e questa collaborazione tra i sindaci, tra l'amministrazione, tra varie comuni sicuramente porterà dei vantaggi e dei benefici per le nostre comunità e per i nostri territori. È una grande occasione per tutti, soprattutto per il Sud, e quindi noi vogliamo stare dentro a questo progetto, che è un progetto di rilancio del Paese, ma soprattutto è un progetto di rilancio per quanti in questi anni non hanno avuto grandi opportunità. Chiaramente ci sono molte difficoltà, perché in molti comuni non c'è un'organizzazione tecnica tale da consentire la partecipazione in modo, come dire, organizzato e programmato ai bandi, però ci stiamo, diciamo, attrezzando anche per questo. Il fatto di collaborare con altri comuni sicuramente va in questa direzione. È una sfida che non bisogna assolutamente perdere. È una scommessa dove ci mettiamo tutti in gioco, quindi bisogna fare in modo che con tutto il territorio, quindi con gli altri comuni, si possa approfittare di questa grande opportunità rappresentata dai fondi del PNRR. Dobbiamo farci trovare pronti, perché il rischio che ci sono le risorse, che potrebbe rappresentare l'ultima chance, l'ultimo treno che passa per il nostro territorio, non ci facciamo trovare pronti. In che termini? In termini di progettazione, perché il limite poi è sempre quello: avere le professionalità all'altezza di presentare progetti che servono a questo territorio in termini di infrastrutture, ma non soltanto, in termini anche di crescita culturale, di crescita turistica, di offerta turistica. Per fare questo bisogna unire le forze, fare dei progetti che abbiano la capacità di unire la zona della montagna con la zona costiera, fare in modo che il nostro territorio possa veramente diventare attrattivo, potenziando, sviluppando e valorizzando quelle che sono le nostre risorse, che vanno dall'agricoltura con le nostre eccellenza, dall'arancia di Ribera alla pesca di Bivona, per passare anche a quello che offre la città di Sciacca in termini di turismo, in termini di marineria. Dobbiamo essere bravi, farci trovare pronti.